Questa è un'idea interessante, sì? No, no, niente interviste prima del comunicato. Signor Cowan, le dispiace porre fine a questa snervante conversazione. Ricordagli però che agli azionisti non gliene frega un cazzo. Gli azionisti vogliono... Nancy, ma dai, che fai, cazzo? Sei impazzita. Qui. Cazzo! Ha! Oh mio Dio! Così si fa! Ha, ha! Ecco. Il phon! Ci vuole il phon! Tu sei da manicomio, cara. Io ho tutto lì dentro. Tutto lì dentro. L'ho appena comprato, ci ho messo ore a configurarlo. Io non la capisco, sa? È stato un gesto da irresponsabile, lo sa questo? Ho tutta la mia... La mia vita lì dentro. Bisogna togliere la SIM card e la batteria, come si fa? L'ho appena comprato il dono. Sì, 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 mi faccia vedere. È bloccata. Guardi! Guardi loro come ridono! Guardi loro come ridono! Penelope, smettila di ridere! Mio marito ha passato tutto il pomeriggio ad asciugare qualsiasi cosa! Ah, questo... Lasci stare. È andato. Non si può fare niente, è andato. Vuole usare il telefono? Però devo dire... Cosa deve dire Michael? No, non ho proprio niente da dire. Io dico che è molto meglio così. Io dico che è molto meglio così, non vi pare? Gli uomini si affezionano ai loro giochini, anche se la cosa li sminuisce, li fa perdere credibilità. Oddio! Io stavo con uno, ma quando l'ho visto portare una borsa rettangolare di quelle con la tracolla, una borsa da uomo, ma di quelle con la tracolla, è finita! La borsa con la tracolla è terribile, ma avere il cellulare sempre in mano è ancora peggio. Gli uomini dovrebbero avere tutte e due le mani libere. Devono avere tutte e due le mani libere. John Wayne è anche la mia idea di uomo. Cos'è che portava? Una Colt 45 che gli faceva il vuoto intorno. Ah, un uomo che non emana vibrazioni da bel tenebroso, è come se fosse privo di consistenza. Oh, quindi, Michael, sarà contento ora, eh? Questa nostra cosa buonista, come l'ha chiamata lei, sta andando a puttane, ma... Ehi, sapete una cosa? Io ho la sensazione che sia quasi piacevole. Beh, è la mia opinione. La mia opinione è che purtroppo alcuni non reggono bene l'alcol. Io sono più che lucida. Sì, come no? Sì, comincio a vedere le cose con una piacevole serenità.